Sei nel video? Sì. Allora siamo qua. The day after, il giorno dopo, guardiamo com'è la montagna tutta bruciata da qui. Questi siamo a Tordigliano. Possiamo vedere i danni di questo incendio che per fortuna non hanno causato il nessuno della strada. Guardate, da qui si ha un impatto più visivo immediato. Guardate che cosa è successo. Peccato veramente, una zona verde completamente distrutta. Questi criminali scellerati. C'è un piano ben preciso, un disegno malevolo, criminale, di voler interrompere a tutti i costi la statale amalfitana 163. A questo punto non c'è altro da dire, perché dopo 6 incendi, sempre nello stesso posto, dopo tutte le frane che ci sono state, a orologeria, che hanno provocato tutto questo, il tentativo ovviamente è quello di far arrivare fondi per poter lavorare sul dissesto idrogeologico. A questo punto quello che noi chiediamo, se si deve intervenire, non facciamo lavorare ditte locali. Cioè, a questo punto io non so più cosa pensare, cioè, perché non è possibile. C'è qualche mano criminale, l'unico guadagno che ci si possa trovare ora in questo momento è quello. Qua sentiamo anche la puzza del bruciato che non possiamo far percepire, è asfissiante. Ecco qua, per fortuna la strada non è stata chiusa per il momento. Siamo a documentare H24, grazie a tutti. Buona giornata, la Positano News.